quotidiano. Questa sera con noi in studio per, insomma, commentare le notizie del giorno, un gradito ospite, un gradito ritorno, il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, non solo sindaco di Salemi, ma anche dirigente del Partito Democratico, Buonasera, buonasera a voi. che ringraziamo per essere intervenuto, naturalmente davvero un piacere. E parliamo subito di coronavirus, perché i dati sono in netta discesa, non solo in Italia, anche in Sicilia, 183 casi nelle ultime 24 ore su circa 11.000 tamponi, con l'incidenza che scende all'1,6%, insomma si va verso la zona bianca, completando i 14 giorni insomma, da quando i dati si sono abbassati. Penso che ormai lunedì prossimo saremo in zona bianca. Sul fronte ospedaliero, in terapia intensiva sono sempre in 50 ed è dello stesso dato rispetto a ieri, mentre ricoverati, quelli normali, sono un po' in più. Ma si continua a morire di Covid perché sono 6 le vittime di ieri, tra cui una a Castellammare del Golfo. Per quanto riguarda la provincia di Trapani, bisogna registrare in questo momento 9 casi a Salemi, e credo che sia da un po' di tempo che siano più o meno quelli, mentre a Mazara c'è un piccolo aumento: ieri erano 62, oggi sono 73, ma comunque siamo sempre in insomma, situazioni abbastanza normali rispetto ai numeri che c'erano, per esempio, appena un mese fa. La nota positiva della provincia di Trapani è che non c'è nessun ricoverato in terapia intensiva. Insomma, sono stati tempi duri, Eh Sindaco. beh, tempi durissimi, Ricordiamo che come... l'anno scorso, proprio in questo periodo, si cominciava a parlare di seconda ondata, e questa seconda ondata fu poi aperta proprio dal comune di Salemi, che vide un focolaio clamoroso in un Come ristorante. purtroppo anche la prima, perché noi siamo venuti, venivamo già dall'esperienza della zona rossa, perché all'inizio c'era una paura enorme, non si sapeva esattamente come gestire questa situazione pandemica. Quindi noi a marzo, quando siamo stati tra i primi ad avere registrato un focolaio, ci fu immediatamente quel momento di grande panico e una grande preoccupazione, con tutte le conseguenze: zona rossa con le Le barricate messe barricate dei alla porta carabinieri, ricordiamo del paese. benissimo. Quindi diciamo che sono dei ricordi che chiaramente ora sono certamente meno pesanti rispetto a quei momenti vissuti. Poi certamente non ci siamo distinti neanche nel mese di settembre, però sempre con una grande fortuna che abbiamo aperto le danze entrambe le volte e poi siamo rientrati per primi e siamo ritornati ad avere delle condizioni di normalità. Adesso è cambiato tutto, i dati che leggeva correttamente, nel senso dando la corretta interpretazione, intendo dire, ci dicono con molta chiarezza che la situazione è totalmente diversa, e questo non è un miracolo. Vorrei precisarlo a chi ci ascolta: questo è frutto della vaccinazione, è frutto dell'affidarsi alla scienza. Perché se oggi, in un contesto nel quale comunque si rimane aperti, già l'anno scorso di questi tempi, e noi avevamo iniziato il 30 agosto, non posso dimenticarlo, quindi per primi, l'anno scorso di questi tempi era quasi tutto chiuso. Adesso noi abbiamo la vita che continua regolarmente, qualche classe di tanto in tanto si mette prudenzialmente in quarantena, i contagi ci sono stati anche numericamente consistenti in questo territorio, ne abbiamo visto a partire da Salemi e anche altrove, Mazara, un po' tutti a turno, ma ovviamente con delle conseguenze minime. Se oggi siamo a zero ricoverati in terapia intensiva e nel momento del picco di agosto avevamo 9 posti occupati su 18, allora vuol dire, una volta per tutte, diciamo, sarebbe il caso di riconoscere l'efficacia dei Del vaccini vaccino. e fare tutti un passo importante per noi stessi, per gli altri, per l'economia, per la socialità, il ritorno di, come dire, di contatti necessari per l'uomo, per vivere. E tutto questo ci porta a dire che bisogna vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi. E questa è l'unica strada, perché i risultati sono chiari e perché, nonostante noi rimaniamo in testa tra i contagi in tutta Italia, i numeri sono comunque Molto dei bassi. numeri davvero bassi, e soprattutto non hanno un'incidenza forte, perché chi prende la malattia, essendo vaccinato, la prende generalmente, ovviamente, in termini
molto blandi. Quindi questa è la strada da seguire. Siamo già all'80% quasi. Com'è In la situazione a Italia, Salemi dei vaccinati? bene, noi siamo una media molto alta rispetto al resto della Sicilia che è un po' arrancato, ed è un po' che abbiamo superato il 70%. Questo anche grazie, al fatto che l'ospedale di Salemi è stato centro di vaccinazione, quindi c'è stata la possibilità di vaccinarsi in loco. È stato un lavoro costante con due postazioni, ma che hanno lavorato sempre con una certa costanza e hanno smaltito davvero molto, moltissimo lavoro. Per questo ringrazio ovviamente tutti gli operatori sanitari che, ovviamente hanno contribuito anche a rassicurare, in un certo qual modo il cittadino che vedeva facce amiche, volti amici. Insieme ai medici di base, la stragrande maggioranza a Saremi hanno incoraggiato la vaccinazione, quindi questo è stato sicuramente d'aiuto, e ovviamente le campagne, i messaggi che abbiamo voluto lanciare, che ho voluto lanciare in questa direzione, devo dire che anche lì i salernitani hanno risposto con responsabilità, e di questo, sono grato a loro e a tutti coloro i quali hanno contribuito ad una vaccinazione importante. Ma non basta, adesso c'è un'ultima soglia da superare, perché è quella più difficile, per raggiungere un livello tale da poter stare più o meno in sicurezza, Sicurezza. sapendo che il virus continuerà ad esistere e che la convivenza è possibile però soltanto con, le vaccinazioni, altrimenti il rischio è ritornare indietro e noi non ce lo Anche possiamo se sembra che permettere. la scienza abbia trovato addirittura adesso in fase di sperimentazione un farmaco per guarire dal Covid e quindi perché il vaccino è preventivo ovviamente, Esatto. se dovesse insomma poi essere diffuso questo farmaco, insomma, la Sarà situazione molto più semplice, ma migliorerebbe. infatti ho detto grazie ai vaccini e alla scienza. Se Sì. ricordo all'inizio, perché noi non dobbiamo fermare. Ad oggi sono i vaccini il sistema. Domani, se sarà sperimentato e, come mi auguro, perché pare che ci siano buone possibilità, anche un farmaco, noi avremo, risolto, il problema in Problema. maniera definitiva. E questo è un po' l'auspicio di tutti, ma non con, i propri convincimenti, non con, le ricette fai da te, ma seguendo quello che è la scienza. D'altronde, secoli di evoluzione, ci hanno portato qui. Non credo che oggi, il cattivo utilizzo anche dei canali web, cosa che voi non fate assolutamente, ovviamente, ci possa, riportare indietro ad una sorta, tra virgolette, di medioevo, spesso utilizzato come termine, ecco, per rendere l'idea, ma il medioevo è stato un periodo molto, importante e anche positivo per certi versi, ma, come dire, non si può davvero tornare indietro rispetto a quello che è il progresso scientifico che ci sta accompagnando. Speriamo presto di avere il farmaco e ritornare, ad una vita normale, perché vede, questo Covid ha segnato anche dal punto di vista psicologico le generazioni giovani. Questi saranno dei risultati che si Gente si è abituata a stare vedranno. a casa, non esce più, insomma, Esatto, e è... per i più giovani, coloro i quali sono ancora in una fase di formazione della personalità, ha inciso in modo, determinante sulla socialità. Quindi bisogna assolutamente trovare tutte le soluzioni per ripristinare questo purtroppo squilibrio. Allora, come sa, Sindaco, a Mazara in questo momento è alle prese con il problema di una chiusura di un ponte importantissimo per la viabilità, quello sul fiume Arena. Giovedì prossimo ci saranno dei lavori urgenti da parte del Libero Consorzio e quindi il percorso alternativo verrà chiuso al traffico per alcune ore per rifare il tappetino d'asfalto e per, insomma, c'è tutta una serie di situazioni. E questa situazione del ponte di Mazara è figlia della famosa riforma Crocetta di eliminazione delle province, che però è stata una riforma monca perché poi non, di fatto non ha attribuito le competenze della provincia a nessun altro ente e si sono creati dei buchi incredibili per la viabilità provinciale, come abbiamo visto per il caso del ponte, ma anche per le scuole, eccetera, eccetera. Domenico Venuto è un dirigente del Partito Democratico, molti ricordano Crocetta, insomma, operò questa riforma con il sostegno diretto del Partito Democratico. Guardi, io da amministratore, non posso che definire tutto quello, non soltanto la riforma in sé, ma tutto quello che è successo in quel periodo come un disastro, meglio, la cronaca di una morte annunciata per le istituzioni, per la politica. A furia di inseguire, il populismo, tutti abbiamo commesso degli errori madornali.
errori che hanno via via compresso gli spazi democratici, che hanno portato a vedere la politica soltanto sotto gli aspetti negativi, portato a vedere, secondo un calcolo ragionieristico, alcuni enti come soltanto il costo che rappresentavano, ma piuttosto che efficientare la spesa, che è una cosa sempre possibile quando si amministra, si è pensato che la soppressione delle province, partita per la verità a livello anche nazionale Nazionale. come dibattito e poi portata avanti anche a livello nazionale, io mi confronto spesso con i sindaci, essendo nel coordinamento nazionale dei sindaci DEM, proprio di aree importanti, sviluppate, e i liberi consorzi non sono in grado di dare delle risposte, anche perché sono stati operati dei tagli notevoli, come se tagliare sui servizi, l'abbiamo visto sulla sanità. Qual è l'errore madornale del pensare che il risparmio sui servizi possa garantire comunque giustizia sociale, possa garantire un miglioramento della qualità della vita e efficientare i servizi, efficientare la spesa, cioè renderla produttiva, non certamente tagliare. Quindi per me è stata sbagliata l'abolizione, ma mi permetta di dire che è davvero ridicolo che mentre nel resto d'Italia, seppur con le difficoltà di cui parlavo, hanno già i liberi consorzi attivi da anni, questo governo attuale, il governo Musumeci, che si era prefissato in campagna elettorale di ristabilire le province, così per come erano, non è stato neanche in grado ad oggi di far svolgere le elezioni per il Si coordinamento continua con i e il commissari. presidente del libero consorzio. Si continua con dei commissari, che per carità il commissario di Trapani, persona squisita, ma è chiaro che non ha un rapporto diretto con il territorio e questo fa capire come la mancanza della politica sia un problema più grande della mala politica per certi versi, o tanto quanto. E questo commissario, come tutti gli altri commissari, arranca perché il governo regionale non scuce un centesimo, quindi tiene le province al limite minimo vitale, il tempo di pagare gli stipendi, di fare qualche piccola opera di manutenzione, hanno perso di strategia sulle strade, sulle scuole e mi permetto di dire anche su cose immateriali, qual era lo sviluppo turistico, culturale di questo territorio, dove la provincia comunque giocava un ruolo di coordinamento importante, magari non sempre all'altezza, ma c'era un presidio che oggi non c'è più. Quindi il mio auspicio da amministratore, non c'entra la politica, come vedete io sono sempre pronto a fare autocritica quando è necessario, perché bisogna guardare avanti e soprattutto guardare avanti su dei presupposti importanti. Il mio auspicio è che intanto si metta una pezza eleggendo, ma già sono stati prorogati i commissari, quindi mentre io lo dico questo diciamo che è stato smentito clamorosamente dal governo Musumeci perché ha prorogato i commissari. Sine die sostanzialmente, perché non saranno fino al 30 ottobre, è chiaro che se si fa adesso una proroga, il 30 ottobre non si vota, altrimenti avrebbero già dovuto avviare le operazioni elettorali adesso. Quindi già io, senza palla di vetro, prevedo che ci sarà un ulteriore rinvio delle elezioni. Non credo che io da qui al 2024, dico per citare il mio esempio, vedrò mai l'insediamento di questo, diciamo, dell'assemblea dei sindaci, che già potrebbe essere un primo passo, cioè commissariare soltanto la presidenza e dare all'assemblea dei sindaci la voce per. Ma siccome i sindaci sono diventati scomodi, sono diventati un problema perché pongono questioni concrete, problemi concreti a cui bisogna dare soluzioni, probabilmente è meglio tenerli un po' più in disparte a combattere con le problematiche quotidiane sui loro territori, perché magari avremmo un'interlocuzione molto più sfacciata con la regione, chiedendo risorse adeguate per poter ritornare a dare dei servizi essenziali. Io mi auguro che la questione di Mazara per un ponte che è diventato fondamentale per la viabilità, i ponti uniscono. Cioè questo è il punto, i ponti uniscono e quando mancano i ponti a tutti i livelli, fisici, lo vediamo adesso anche l'impatto psicologico che ha avuto il crollo del ponte di Di Roma, sì, del ponte di esatto. ferro a Roma, e anche psicologici di approccio, i ponti uniscono, quindi è bene correre, è bene far sì che prima possibile questo possa essere rifatto, ripreso, così come per esempio una piccola parentesi sul liceo di Salemi che fortunatamente sta utilizzando la sede del commerciale, noi abbiamo gli spazi per poterli ospitare altrove, ma che ha dei problemi strutturali, ma devo dire,
E lì ringrazio il commissario, ringrazio il segretario generale della provincia, il dottore Scalisi, perché c'è stata anche lì grande attenzione come quella che hanno messo, ma con le loro risorse a disposizione. I miracoli non sono, diciamo, di natura umana, quindi non si possono chiedere miracoli. Per cui cerchiamo veramente di superare questa fase di stallo e dare alle province, liberi consorzi, chiamiamoli come vogliamo, ma far ritornare la politica in quelle stanze con tutto quello che ne consegue e i finanziamenti necessari per sopravvivere, andare avanti e investire con una visione lunga sul territorio. Ha accennato il sindaco di Salemi, dirigente del Partito Democratico, al governo Musumeci e sembra che ormai, in particolare nella città di Mazara, non tanto nelle altre città, si guardi con attenzione, si ha come obiettivo, le prossime consultazioni elettorali regionali che si dovrebbero svolgere o in tarda primavera o in autunno, non sappiamo. E devo dire che qui in trasmissione c'è stato qualche tempo fa un assessore di riferimento del Partito Democratico che ha lamentato la totale disorganizzazione, diciamo così, del Partito Democratico di Mazara. Qualche giorno dopo c'è stata una lettera di molti tesserati del Partito Democratico che in pratica dicevano liberate il PD di Mazara. Lei come sta seguendo questa situazione qui a Mazara e qual è la reale situazione? Beh, intanto la questione chiaramente che riguarderà le prossime regionali tiene banco indubbiamente e quindi sta alla base di molte delle posizioni che via via si vanno prendendo. Io penso che la politica si fa 365 giorni all'anno e anche distanti dalle elezioni, solo che purtroppo forse siamo rimasti soltanto noi sindaci, per quanto io sono anche segretario provinciale del Partito Democratico, però siamo rimasti soltanto i sindaci a vedere la politica e a viverla tutti i giorni, quella politica che riguarda proprio il rapporto con il cittadino. Perché vede, dietro a quello che si diceva rispetto intanto al quadro generale, io auspico quanto prima che si possa in un certo qual modo dare un indirizzo, sto leggendo in queste ore con grande attenzione un po' le posizioni del Partito Democratico regionale, è chiaro che il progetto sta alla base di tutto. Se non si sa prima qual è il progetto, andare a rincorrere delle alleanze singole, diciamo, lascia il tempo che trova. Bisogna incardinare ovviamente le alleanze in quello che è un progetto politico e credo che il Partito Democratico debba essere pilota di un progetto politico di rinnovamento che non guardi alla conservazione, ma che tenga conto ovviamente delle alleanze sia con i 5 Stelle, che sono a mio avviso inevitabili, tra l'altro che hanno fatto dei passi avanti, la maggior parte di loro, con la guida di Conte, verso un'area progressista in senso lato, con tanti sforzi che vanno rispettati e accompagnati. E che a questo però non si, accanto a questo non si deve neanche trascurare il rapporto sul territorio con le forze moderate, con cui si governa spesso bene, ma l'impronta del Partito Democratico non può essere confusa con quello di alcuni partiti o movimenti legati al centrodestra. Seppur quelle forze moderate che sono state legate al centrodestra non credo che vogliano morire tra le braccia del populismo di destra, di Salvini o della Meloni. Quindi si porrà una questione politica che va portata ai giusti livelli e credo che da Roma questo stia un po' per partire e in Sicilia dobbiamo fare anche dei passi avanti importanti perché ritengo che unendo questi mondi si possa dare con la guida del Partito Democratico un governo che guardi al futuro, che guardi alla prospettiva senza inseguire il populismo così come invece fu fatto magari qualche anno fa quando alcune scelte hanno purtroppo poi caratterizzato una legislatura. Quella di Crocetta, dove tante cose buone sono state fatte, ma sono emerse soltanto alcune sfumature, alcuni eccessi, alcune situazioni che magari poco avevano a che fare con la vita quotidiana della gente. La stessa cosa vale per l'organizzazione del Partito Democratico, né più né meno. Io ritengo che svegliarsi tutto ad un tratto e iniziare a lanciare strale a destra e a manca, come se le responsabilità fossero sempre a casa degli altri. Ha stancato profondamente la gente. La gente segue i processi politici e quando non capisce si gira dall'altro lato e si rivolge ad altre forze, magari più chiare. È bene fare infatti chiarezza su quanto è emerso, anche quando è stato detto, perché se è vero come è vero che il PD, certamente ed è indubbio che da un anno e mezzo a questa parte, ha attraversato una serie di bufere a livello anche nazionale che certamente non sono secondarie rispetto a quanto accaduto sui territori, quindi
Qui il congresso si è svolto nel giugno del 2020, diciamo in piena pandemia, continuando in piena pandemia a non poter fare le riunioni di presenza di un nuovo gruppo dirigente, quindi tutta una serie di problematiche, alle quali si sono aggiunte le dimissioni di un segretario nazionale, che non sono proprio, diciamo, l'ultimo dei problemi, dimissioni traumatiche, il ritorno di Letta, che sta provando con fatica a mettere in piedi un percorso proprio fondato sull'apertura e sull'assenza di autoreferenzialità. Io questo ci tengo a sottolinearlo. Perché vede, se io ascolto, un'analisi che può anche essere giusta di alcune difficoltà, però poi alla fine, non so se artatamente, quindi in malafede o per non conoscenza dei fatti, anche se ne dubito, perché chiaramente mi rendo conto che chi parla solitamente prima si informa. Tutti sanno, perché c'è stata anche una lettera, che la questione è bloccata sul livello regionale perché l'ultimo tesseramento non è stato certificato dalla segreteria regionale, dal tesoriere regionale. Quindi questo è il passaggio che manca per avere oggi quel famoso tesseramento di cui chiaramente tutti auspichiamo di poter entrare in possesso per poter ridare linfa agli incontri e ai momenti di incontro. Questo, a detta del segretario, arriverà subito dopo le elezioni amministrative. Quindi io, che non è che sono felice di questo, però rispetto il percorso, tutto al più lo illustro, e c'è anche una lettera inviata a tutti i segretari, qualche settimana fa, anzi qualche mese fa, perché questa cosa si protrae da un po' di tempo, qualche mese fa, inviata a tutti i segretari, dove viene detto qual è il percorso. Ora, fermarsi in questa analisi delle responsabilità a livello provinciale, nella fattispecie al segretario provinciale, credo che sottenda qualcos'altro. Mi sarei aspettato che dirigenti del Partito Democratico, che il segretario del Partito Democratico di Mazzara spiegasse non tanto perché in questo momento non è in grado di convocare l'assemblea rinnovata per i motivi che ho detto, e spero che presto il regionale ci darà i tesserati certificati, così da poter mettere tutti nelle condizioni di poter lavorare, ma non posso farlo io, quindi non potrei farlo proprio da statuto, quindi è una cosa, per cui io mi prendo anche questi strali in termini di responsabilità, ma capisco che non sono mirati a risolvere il problema, bensì probabilmente anche a qualche iniziativa, chiamiamola così, di posizionamento. Proprio quelle che ci tengono distanti dalla gente. Ma a maggior ragione si dovrebbe invece spiegare come mai, quando si fecero delle scelte importanti, sulle quali io non entro qui nel merito, delle scelte importanti all'interno del circolo di Mazzara, nel cambio di passo nella giunta Quincy, nell'accettazione di un cambiamento del quadro politico, con il vecchio tesseramento e quindi con i dati in possesso di tutti, a partire dal segretario, non è mai stata convocata una riunione, non è mai stato fatto un percorso di confronto. Allora, se i cittadini mazzaresi, come qualcuno da qui ha, diciamo così, con grande focosità, brandito un po' come una spada, devono sapere tutto, devono sapere anche questo, che è chiaro che non si possono fare delle scelte importanti escludendo un pezzo di partito perché magari non la pensa così. Io penso che da quel confronto ne sarebbe uscito magari una fase complessa, una fase di grande discussione, ma poi si sarebbe trovata una soluzione per tutti. E poi invece dire che il problema risiede nel partito provinciale e nella persona del Del segretario segretario. provinciale. Quindi io da questo punto di vista dico delle due l'una: o c'è ignoranza o c'è malafede. Io do a voi, do ai telespettatori, do a chiunque ci ascolta poi la facoltà di fare dei propri ragionamenti e delle proprie analisi. Aggiungo che quella lettera, invece fatta responsabilmente da tanti dirigenti, quella lettera di cui lei ha parlato, è una lettera che dice esattamente come sono andate le cose. Cioè il dibattito è soffocato non ora, da mesi. Qui si è cambiato governo, diciamo, assetto di governo cittadino. Si è cambiato rappresentante del Partito Democratico senza convocazione degli organismi, neanche di quelli provinciali, per la verità, per coinvolgerli in un ragionamento. E dopodiché adesso si dice che il problema è che non si può convocare l'assemblea adesso perché c'è una questione che peraltro è legata a livello regionale.
È molto più chiaramente chiaro il messaggio che arriva da un gruppo di dirigenti, di nuovi iscritti anche, e questo è, poi ci arriva, è quello che ci vuole, che dicono anche a livello regionale, scrivono al segretario regionale, dateci lo strumento per poter partecipare. E d'altronde io credo che il Partito Democratico o esce dal cono d'ombra di autoreferenzialità di pochi e prova a essere il partito di molti. Il partito che si apre al territorio, che ritorna quindi a discutere nel territorio, che ritorna a considerare gli amministratori locali un valore, il dibattito e anche lo scontro un valore interno, non da portare sui giornali, in TV, per carità, non per togliervi linfa, ma perché la linfa la dobbiamo dare sui contenuti, altrimenti rimarrà un partito distante dalla gente, come purtroppo è stato bollato ed etichettato negli ultimi anni, nonostante gli sforzi di molti. E a questo aggiungo che tutto questo è adesso in un percorso che finalmente con le agorà famose di cui avrete sentito parlare, che ha lanciato il segretario Letta. Io ho partecipato a due eventi, uno a Napoli e uno successivamente, poi, cioè prima a Palermo e poi a Napoli. Le agorà democratiche saranno lo spazio all'interno del quale non sfileranno i dirigenti tradizionali, ma noi organizzeremo degli spazi dove poter far discutere ovviamente chi osserva, gli osservatori, gli operatori commerciali, economici, sindacali del territorio, per poter dare un luogo di dibattito dove si esca fuori da quell'asfissia del dirigismo che ha visto il Partito Democratico, un partito a misura soltanto di chi ci sta dentro. Io credo da amministratore che questo Bisogna aprirsi partito, e all'esterno, per questo ho soprattutto. accettato la sfida della segreteria provinciale, che credetemi non era proprio nelle mie corde in quel momento, ma è una sfida che ho accettato sull'onda di quel tentativo di apertura che Zingaretti aveva iniziato. Lui è stato costretto a mollare perché è stato stritolato dal correntismo e dal dirigismo. Io spero che con Letta riusciremo ad andare avanti, perché non è il problema poi di cosa farà Domenico Venuti, di quale sarà il destino dell'uno o dell'altro dirigente. Il problema è che così facendo, l'abbiamo visto già alle scorse politiche, alle scorse elezioni in generale, il Partito Democratico via via è andato indietro. Allora noi dobbiamo innescare un meccanismo di controtendenza, di apertura a chi vuole dare un contributo, sapendo che non c'è il tappo di chi pensa di fare un partito a propria immagine e somiglianza. Questo vale a Mazara e vale ovviamente a livello provinciale, regionale e nazionale. Se si capirà questo, bene. Se non si capisce, è un problema, ripeto, di approccio. Se non si vuol capire, mi viene il dubbio che c'è un pizzico di malafede e lo scopriremo insieme, vivendo, come diceva una importante canzone alla quale tutti siamo stati Di Battisti. abituati dalle radio, da ragazzini quantomeno. Elezioni amministrative riguardano solo Alcamo, mi pare, nel E territorio Calatafimi e Segesta. E Calatafimi. Seggesta, come vi siete mossi in questo caso? anche lì una fatica enorme, perché su Alcamo, soprattutto parto da lì, abbiamo costruito con fatica, ho tentato di costruire e ricostruire il centro-sinistra completamente sfaldato anche dall'uragano 5 Stelle che ad Alcamo 5 anni fa ha travolto tutto. Quindi è chiaro che da questo punto di vista c'è una problematica che ovviamente riguarda la specificità di Alcamo. È stato difficile avere un percorso di avvicinamento di forze che sono state lontane e che hanno avuto forti scontri durante questi anni, anche sulle tematiche importanti in Consiglio Comunale. Nonostante io apprezzo molto la figura del sindaco di Alcamo, con cui abbiamo collaborato moltissimo, però ci sono state delle questioni, delle incomprensioni che non è stato possibile sanare, e da questo punto di vista ovviamente è stato difficile poi in campagna elettorale trovarsi insieme. Nonostante abbiamo fatto degli sforzi insieme al segretario regionale Barbagallo, insieme al sottosegretario Cancelleri, siamo stati insieme ad Alcamo provando a vedere di trovare dei punti in comune su una prospettiva, non tanto su quello che era stato. Questo non è stato possibile per i motivi di cui abbiamo parlato. Credo che bisognerà continuare a lavorarci, però si è trovata un'altra strada, una strada che ha messo da parte un po' gli steccati, ha visto un progetto mirato
proprio su Alcamo, viste le anomalie del centrodestra alcamese, ormai occupato da soggetti che, diciamo, con disinvoltura passano da destra a sinistra, come se fosse la stessa cosa stare nel Partito Democratico oggi e nella Lega domani. Non dico tanto verso un'area più centrale con cui noi dobbiamo discutere. In questo senso abbiamo fatto un percorso di alleanza con l'UDC e con Centrali per Alcamo, che poi fa riferimento a Giacomo Scala, con cui ci sono ovviamente delle compatibilità, candidando Giusy Bosco, che è una donna, una professionista, che ha la freschezza di chi viene proprio dal mondo delle professioni, dell'associazionismo, ma allo stesso tempo ha anche un supporto di governo che vede insieme il Partito Democratico all'UDC, come in molte altre realtà avviene nei livelli territoriali, ecco quell'auspicio di cui parlavo io, perché alla fine fare un lavoro di constatazione delle compatibilità sul territorio per il bene del governo del territorio, credo che sia il primo atto di responsabilità che la politica deve fare, anche andando oltre gli steccati. E questo un po' è stato ad Alcamo, dove vedremo in questa settimana, dopo l'esclusione della lista di Scala, che è stata riammessa questa settimana dopo 10 giorni, quindi abbiamo avuto delle difficoltà enormi, questo indebolisce molto. Ma ieri sera sono stato lì a fare un comizio con tutta la coalizione e con la candidata Bosco, ed è chiaro ed è ovvio che c'è un clima di ripresa, anche perché per Alcamo e credo per tutto il territorio avere la possibilità di una sindaca donna per la prima volta, e non lo dico perché, come dire, questo mi devo ingraziare qualcuno, ma io ho avuto modo di apprezzare le donne in politica, e credetevi, non sono soltanto brave a fare gli assessori ai servizi sociali, come spesso, diciamo, le releghiamo noi amministratori e noi amministrazione a fare. Sono davvero in grado di portare un valore aggiunto che mi auguro che Alcamo possa avere, anche perché rispetto al panorama è veramente una bella figura. E così è stata a Calatafimi, dove ovviamente con il maggioritario non ci sono indubbiamente delle condizioni di appartenenza, di schieramenti di appartenenza, ma si va molto sul Sul personale, personale, è sulla un persona. comune piccolo, ci sono spesso dei veti incrociati per motivi di incompatibilità personale anche all'interno degli stessi partiti. Sovente i partiti vanno con un candidato da una parte e un candidato dall'altra, dove ci sono i sistemi maggioritari. Il Partito Democratico sostiene anche lì una donna, Caterina Verghetti, che è stata vice sindaco in passato della giunta Sciortino, che vede anche lì le forze moderate, si arriva fino a forze anche un po' più diciamo a destra, perché c'è Fratelli d'Italia, ma non c'è la Lega. Ma non è stato un accordo tra partiti, noi non ci siamo mai seduti ad un tavolo per discutere di quello, è stato un accordo locale legato ad un sistema maggioritario che, ripeto, dà spazio a progetti fatti tra persone, persone che si stimano, che hanno dei rapporti, Come persone succede, insomma, per bene, nelle e come piccole mete. succede nelle piccole città. Quindi questo è il quadro. Ci auguriamo ovviamente di vincere a Calatafimi, perché ci sarà un turno soltanto, e su Alcamo chiaramente è più complessa la situazione, ma di arrivare al ballottaggio per poterci giocare poi la partita del ballottaggio da protagonisti. Torniamo al sindaco di Salemi. Una quindicina d'anni fa, il sindaco Vittorio Sgarbi lanciò questa folle idea delle case a 1 euro, che devo dire poi nel corso del tempo sono state riprese da molti comuni, non solo della regione siciliana. Com'è la situazione attuale e com'è la situazione del centro storico di Salemi? Mi fa piacere questa domanda oggi, perché intanto partiamo dall'annuncio principale che avrete già ricevuto in termini di comunicato, sicuramente come noi diramiamo, è proprio stata pubblicata oggi la determina di assegnazione di 13 immobili. Per la prima volta, perché faccio una breve cronostoria, ovviamente per non annoiare nessuno, ma dopo quel lancio che fu molto mediatico, mancarono una serie di presupposti e di carattere burocratico legati alle case. Non sto qui a dire la situazione di Salemi, sono beni di proprietà pubblica, in quanto sono quei lotti spostati nella New Town costruita a valle dopo il terremoto. Quindi i proprietari degli edifici rinunciarono alla proprietà in centro, che passò al comune, per le case nel nuovo centro. Nel frattempo tutto questo ha creato anni di abbandono, di degrado, quindi c'erano anche dei problemi di carattere proprio ambientale, non c'era la possibilità in alcune zone di accedere, fognature che scaricavano a cielo aperto. In questi 7 anni abbiamo lavorato alacremente con una serie di finanziamenti, per fortuna, che continuiamo anche ad intercettare grazie al lavoro straordinario che sta facendo il nostro ufficio tecnico, con un
diciamo una certa costanza, abbiamo recuperato molto, molte zone, ovviamente in modo omogeneo rispetto alla parte già recuperata, più vicina all'Acropoli che è quella legata al castello. Voi avete anche scritto nell'ultimo numero di Riabitare Alicia, che è uno dei progetti che è stato finanziato come studio di fattibilità. Adesso puntiamo a portare avanti per chiudere in quell'area l'ultimo diciamo, punto degradato che c'è. Tutto questo ci ha portato oggi a poter individuare delle case che si trovano in luoghi che hanno ritrovato diciamo, il loro splendore originario grazie agli interventi fatti e quindi sono diventate appetibili. Su 36 immobili che abbiamo messo infatti in un bando che scadeva il 30 agosto, sono state fatte 22 offerte, però coincidenti tutte su 13 immobili. Quindi adesso noi abbiamo aperto, abbiamo affidato al miglior offerente, offerte che vanno da 11 euro a 3.000 euro, perché la base d'asta è di 1 euro, ma poi si può procedere in questo senso. E daremo, adesso con la determina sono stati individuati, assegneremo e accelereremo per fare i contratti a questi 13 assegnatari che avranno 3 anni di tempo per ristrutturarle, ma nel frattempo la cosa ha destato molto interesse. Nel sito oneeurohome.it abbiamo contatti continui da tutte le parti del mondo, intanto questi sono adesso da Palermo a Lazio, Argentina e Russia, questa prima tranche. Faremo in modo anche a chi è arrivato dopo in graduatoria di poter elargire la possibilità di scegliere qualche altro immobile che non avevo Alternativo. opzionato e poi faremo il secondo bando perché questa è una prima tranche. Quindi quel progetto e quell'idea ottima di Vittorio Sgarbi è sicuramente ha avuto concretezza adesso, dopo molti anni, perché spesso e volentieri, diciamo, c'è bisogno di creare le basi perché qualcosa riesca. Siamo soddisfatti in questo senso, è chiaro che lo saremo di più quando vedremo i cantieri aperti, ma stiamo già ricevendo una serie di contatti da parte anche di operatori del settore turistico, operatori del settore del turismo religioso, operatori del settore culturale che cercano delle residenze anche per artisti, eccetera, per non trascurare il lavoro fatto con il Politecnico di Torino, che ci vedrà probabilmente arrivare alla luce una sede e una residenza universitaria, perché noi già abbiamo dal Politecnico di Torino, dallo IUAV di Venezia, dal Politecnico di Milano, tre corsi dedicati anche a Salemi, per cui i ragazzi vengono a studiare Salemi come un laboratorio in plein air, si usa dire, quindi all'aria aperta dal punto di vista proprio urbanistico, e lì vengono a fare studi e progetti. C'è una tesi bellissima che pubblicheremo quanto prima su alcune idee che non sono soltanto di riqualificazione materiale, ma anche di rigenerazione, perché oggi vogliamo incrociare proprio questo momento favorevole con quello che ha annunciato il ministro Franceschini per dedicare uno spazio importante, una fetta di risorse del PNRR importanti alla rigenerazione urbana e con questo provare a dare il là ad un'operazione che ci possa portare a vedere di nuovo il centro storico abitato, sia da chi vorrà tornare a vivere, non abbiamo messo vincoli nel bando. Si può fare uso residenziale, uso turistico, uso commerciale. Quegli edifici possono essere utilizzati in qualunque modo perché il nostro obiettivo è quello di Rigenerare. aprire e rigenerare, riportare vita all'interno del centro storico e non soltanto in alcuni periodi all'anno. Quindi aspettiamo adesso e vediamo quello che avverrà con questi step, però è stato un lavoro molto faticoso, ma che proprio oggi, guarda caso, perché non era previsto, vede un primo tassello concreto e importante. Allora, parliamo di calcio. Ieri le due squadre di Mazara hanno vinto entrambe, il Mazara in casa e la Mazarese fuori casa sul Monreale. A Salemi, fino a 2 anni fa, operava una squadra che sembrava, insomma, poter lottare per traguardi. Improvvisamente il fallimento. In questo momento a Salemi non c'è né calcio, e mi ricordo c'era anche il basket che aveva una forte squadra, e anche lì. Insomma, cosa sta succedendo allo sport a Salemi? No, mi permetto di dire che non è proprio così e io vi spiegherò anche il perché, nel senso non che non ci sia, c'è stata una battuta d'arresto pesante, più che quella del basket, perché il basket già da diversi anni aveva ripreso un lavoro di vivaio molto importante sul territorio e stava ripartendo proprio prima dell'inizio del Covid, quindi non avendo poi un livello professionistico avviato, è chiaro che ha subito delle conseguenze importanti. Ma abbiamo oggi, guardi, davvero un caso, io non mi sono preparato queste cose per dirle qui, ma mi fa piacere condividerle con voi che siete sempre molto attenti anche su Salemi e vi ringrazio di questo.
per avvicinare proprio il territorio, perché il nostro è un territorio che deve stare insieme, ma lo sport riprende. Oggi abbiamo fatto l'affidamento sia al volley, che ha dei buoni risultati e che lavora già per aumentare, diciamo, la categoria professionale dalla quale proviene, sia al basket, rientreranno al palazzetto dello sport dove abbiamo fatto dei lavori, l'abbiamo ripristinato anche lì per una serie di problematiche legate a situazioni datate, e il calcio esiste, ma ha ripreso dopo quella sbronza, dico io, perché probabilmente si è tentato di fare un po' il passo più lungo della gamba, e non lo dico con il massimo del rispetto e dell'affetto nei confronti dei dirigenti, prima del circondario, perché non erano salernitani originariamente, quindi prima del territorio vicino, insieme anche a dei salernitani, poi direttamente salernitani, per andare verso la Serie D non avendo costruito un percorso solido. Adesso invece io noto che ci sono due società alle quali abbiamo di queste ha avuto affidato l'impianto dove abbiamo speso parecchi soldi San facendo dei Giacomo. nuovi drenaggi. Il San Giacomo ha adesso una copertura della tribuna e stiamo continuando a presentare dei progetti per sistemare gli spogliatoi e il resto. Lo abbiamo affidato ad una di queste società che sta ripartendo da zero. Ha iscritto quest'anno la squadra nella, se non erro, prima categoria, quindi riparte da lì. Sono tutti ragazzi locali, sta creando un grandissimo entusiasmo, ci sono oltre 150 famiglie coinvolte in questo progetto, ci sono molti ragazzini che credono nella possibilità di poter dare il massimo per una passione che magari, perché no, con un pizzico di fortuna, oltre che di capacità in più, trasformarsi in una professione, quello che sognano tutti i ragazzini, magari di fare il calciatore, di fare il pilota di Formula 1, magari quello lo sognano meno i genitori perché è più pericoloso. Però questo spirito, diciamo che secondo me è lo spirito giusto per un livello locale che può arrivare a livelli semiprofessionistici, ma ci deve arrivare costruendo sul territorio. Non ci può arrivare raccattando di qua e di là giocatori che magari non hanno un attaccamento alla maglia, come si dice in gergo, e quindi mortificando di contro il valore sociale che le squadre di calcio e che il calcio a questi livelli deve avere, con l'auspicio che ciò possa essere poi in collegamento con i vivai cosiddetti, che devono tornare a funzionare, per dare sfogo a questi ragazzi per poter avere una prospettiva. Quindi credo che quest'anno il ritorno del Salemi nell'iscrizione del campionato è una notizia positiva, perché ha alle spalle tutto questo È un lavoro segno di rinascita nel anche. quale io credo molto, perché ha un valore anche sociale, un valore civile molto importante, che credo che questa dimensione dello sport va recuperata, perché lo sport non è soltanto mercimonio, come noi spesso e volentieri invece siamo stati costretti ad assistere. Grazie Domenico Venuto per essere intervenuto, sono stati 40 minuti E interessanti. io mi lascio sempre un po' andare, ma è bello parlare con voi, grazie a voi per l'attenzione e a presto. Grazie a tutti voi, buonasera. Con l'ausilio di moderni generatori di ozono, Mister Pulito sanifica e deodora gli ambienti in minor tempo e senza alcun rischio per l'uomo.